Ciao a tutti, bentornati alla mia cucina. Quest'oggi voglio preparare delle cassatelle al cacao. Se volete la ricetta quella senza cacao, la trovate sul mio canale. Per questo abbiamo di bisogno 1 kg di farina 00, 250 g di strutto, un uovo, 30 g di cacao amaro, 200 g di zucchero e all'incirca 300 g di vino bianco. Nella farina mettiamo il cacao. Aggiungiamo lo zucchero. Diamo una mescolata e mettiamo lo strutto. Andiamo a impastare. Aggiungiamo l'uovo. Ed ora poco a poco il vino. E passiamo sempre. A questo punto l'impasto è pronto, prendiamolo e lo mettiamo per un'oretta in frigo, ben coperto. Ora con la macchina della pasta io mi allargo già le sfoglie, voi se non l'avete potete farlo anche con un martello. Poi ho condito ricotta con zucchero, scorzetta di limone e cioccolato a scaglie. Ho qua uno stampo per panzerotti, se non l'avete potete fare con un bicchiere, con un coppapasta, con quello che volete. Mettiamo la ricotta al centro. Andiamo a chiudere. Pressiamo per bene. Se qualcuno si apre ai bordi, poi la facciamo con la forchetta, questa va bene. E mettiamo su una teglia con carta da forno, in modo che non si attacchi. Ed ora andiamo a friggere. Ed ecco pronte le nostre cassatelle al cacao. Qua abbiamo fatto quelle più grandette e qua abbiamo fatto quelle mignon, come vedete. Carine, no? Sono davvero buonissime, belle croccanti. Se poi non volete fare questa versione, come vi ripeto, sul mio canale ci sono quelle senza cacao. Io spero la ricetta vi sia piaciuta. Un bacione da Francesco e Salvatore, è tutto. Ciao, alla prossima.